Stregati da Venezia è il titolo scelto per la terza ed ultima tappa della serie Dipingere la città lanciata dall'Unitre di Lodi grazie a Marina Renzi e a Vittorio Vailati. L'ha presentata la Renzi in plein air al Circolo Architi di Viale Pavia davanti al pubblico delle grandi occasioni. Con il suo, gli interventi di Stefano Taravella, direttore dei corsi Unitre, di Francesco Milanesi, assessore alla cultura del comune, e di Andrea Cancellato, presidente del Circolo Archinti. Quali gli artisti scelti per la mostra? Allora, la scelta si è attestata intorno a artisti che hanno lavorato, diciamo, grosso modo dai primi anni del Novecento per tutta almeno la prima metà del secolo, con qualche sforamento nella seconda metà e con un unico episodio della contemporaneità con l'unico autore vivente che è Enrico Suzzani di Codogno. La fisionomia della mostra è attestata su un ambito di figurazione e soprattutto sul paesaggio, che per quanto riguarda Venezia, ricordiamo che questa mostra Stregati da Venezia è la terza del ciclo Dipingere la città, che era stata preceduta dalla mostra dedicata a Milano e poi da quella invece concentrata su Parigi. Per quanto riguarda Venezia, è una mostra che dipinge la città nel suo rapporto con l'acqua, inevitabilmente con il mare, con l'acqua della laguna. Quindi l'acqua, la laguna, il mare come presenza proprio ricorrente nelle opere, anche qui con qualche eccezione. Come autori troviamo autori diciamo, che hanno lavorato secondo modi, possiamo dire, indipendenti, cioè al di là di correnti vere e proprie, al di là di movimenti, al di là di gruppi, come Galileo Chini, di cui abbiamo un'opera bellissima, come Giuseppe Solenghi, come se vogliamo il nostro Luigi Maiocchi, come il nostro Giuseppe Vaiani, che frequenta Venezia già a partire dagli anni 20 e poi parteciperà anche alla Biennale, perché la scelta delle città della trilogia è sempre concentrata anche sul fatto che sono state città dipinte dagli artisti, ma città anche che hanno avuto una grande importanza nello sviluppo della storia dell'arte. Se questo magari risultava più evidente per Milano con la scapigliatura e poi con l'avvento del futurismo e tutto il resto, e per Parigi non aveva bisogno di spiegazioni in quanto è stata la culla proprio dell'arte fin dalla seconda metà dell'Ottocento e poi nei primi del Novecento e così via, per Venezia qualcuno magari è meno orientato su quello che è stata, ma non dimentichiamo che nel 1895 a Venezia si inaugura la prima edizione della Biennale, Biennale che ogni 2 anni porterà a Venezia tutte le novità che in arte avvengono non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche nel mondo. La scoperta di Andy Warhol, per esempio, e della pop art avviene proprio alla Biennale di Venezia e così per tutti gli altri movimenti. Quindi dalla Biennale le novità si spostavano chiaramente all'interno della città e degli autori che la frequentavano. Tra questi voglio citare due gruppi che sono stati di fondamentale importanza. Allora, innanzitutto il gruppo chiamato dei Ribelli di Ca' Pesaro, che oggi è sede della collezione della Galleria di Arte Moderna a Venezia, ma che allora era un luogo gestito dal critico Nino Barbantini, che aveva riunito intorno a sé tutta una compagine di autori che guardavano all'internazionalità, guardavano alle avanguardie, cercando di distaccarsi da quello che era invece diciamo, l'accademismo e la tradizionalità che ancora imperava nell'ambito delle scelte fatte dalla Biennale di Venezia. Sono stati spesso rifiutati dalla Biennale, quindi esponevano proprio a Ca' Pesaro e per il loro guardare oltre quella che era la tradizione italiana, sono stati chiamati appunto ribelli. Subito dopo questo gruppo, che comprendeva tra gli altri Arturo Martini, il grande scultore, ma anche Casorati, Gino Rossi e Adriano di Spilimbergo,
tanti altri, sfociano un po' nell'altro gruppo che è quello chiamato Scuola di Burano, cioè quegli autori che sono stati attirati da Venezia, ma soprattutto dalle isole. In questa mostra abbiamo non solo vedute di Venezia, ma anche vedute delle isole della Laguna, da Burano a Torcello a tutte le altre che conosciamo e che sono state proprio per questi autori teatro di pittura perché consentivano di andare al di là di quello che era l'aspetto più turistico e più conosciuto di Venezia per andare a cercare dei colori, degli angoli, delle vedute inedite. Scuola di Burano che ha compreso molti degli autori cosiddetti chiaristi che si erano opposti ai volumi e al colorismo più scuro del periodo del Novecento italiano e alla quale poi fa seguito quella che si chiama la seconda scuola di Burano, che noi abbiamo qui presente con diversi autori, cioè autori che continuando quella tradizione, anche lodigiani, vanno più volte nelle isole veneziane, molti vivranno lì a lungo, per esempio Silvio Consadori addirittura abiterà lì e morirà lì, è sepolto sì, a Burano, e tra questi abbiamo per esempio Luigi Brambati, Giuseppe Novello. Consadori che non era lodigiano ma era amico di tanti lodigiani, Eugenio Polesello e molti altri ancora. Voglio citare tra gli indipendenti anche e soprattutto un'opera di Giuseppe Solenghi dei primi, proprio primissimi anni del Novecento. Che senza far vedere paesaggi particolari veneziani, dipinge in primo piano i bragozzi, che erano queste imbarcazioni dalle quali i commercianti vendevano le loro merci, e che lascia intravedere sullo sfondo le ciminiere, le prime ciminiere dell'era industrializzata della zona di Venezia. La rassegna resterà aperta al Museo Ettore Archinti fino a domenica 30 aprile.